Ciao a tutti! Oggi sono qua per parlare un po' di cosa è successo con me in questi giorni che sono sparita, il perché che io non sto facendo più tantissimi video di pulizia motivazionale, tutte quelle cose lì. Bene, chi mi segue qua da tanti anni, da tanto tempo qua, sa che io sono stata operata in 2015, ho fatto un intervento di ernia disco. Io ho torto due ernie disco in quell'epoca lì, L5 e S1, e io ho sofferto tantissimo anche dopo che sono stata operata, perché mi è andata male e ho passato, diciamo, 3 mesi dopo che ho fatto l'intervento io quasi non camminavo più, quindi è stato un periodo molto duro per me e molto difficile. Sono andata in riabilitazione un po' in ritardo e dopo che ho finito la riabilitazione ho iniziato le fisioterapie e tutto quello che c'era da fare. Quando stavo finendo la fisioterapia, una fisioterapista mi ha detto che ero meglio del dolore, quindi mi ha indicata di fare Pilates, che così io sicuramente migliorerei di più. Io sono andata, ho fatto Pilates per un anno e da quell'epoca lì io non ho sentito più il dolore. Diciamo, il dolore, chi ha ernia disco sa che noi impariamo a vivere con i dolori. Il dolore c'è, però non è quel dolore che ci lascia faticata così da impedirci di fare chissà che cosa. Però dobbiamo avere sempre cura e essere sicuri di quello che facciamo, perché se tu hai l'ernia disco, non è detto che non torni e sicuramente la mia è tornata. In quell'epoca lì che stavo facendo degli esami, che facevo appena finito l'intervento, che ho iniziato a fare la riabilitazione, quando ero lì in quel centro di riabilitazione, io avevo tantissimi dolori che loro hanno scoperto che L4, che è un'altra che non avevo operata, stava uscendo. Quindi in quella epoca lì, dopo che sono stata operata di due, avevo ancora una che sicuramente si stava infiammando in più. E dopo il Pilates io ho passato 3 anni bene, bene, sono uscita dal Pilates perché mi sono in quella epoca che facevo, non avevo la macchina, non avevo la patente, quindi era difficile, quando è iniziato l'inverno è difficile andare e tornare a piedi, è un po' lontano qua da casa mia e dovevo sempre aspettare mio marito, quella cosa lì, e alla fine ho lasciato perdere il Pilates. Ma il Pilates è stato, diciamo, la meglio cosa che ho fatto in vita mia da quando ho fatto questo intervento, perché veramente io mi sono messa benissimo. Dopo che ho lasciato, è iniziato a accumulare tantissime cose nella mia schiena. Io penso, perché io sono una che non mi fermo, io sono una persona che non aspetto tanto per gli altri. Io se c'è una cosa da fare, io vado lì e la faccio. E questo è andato in accumulo sulla mia schiena e ogni tanto io negli ultimi anni sentevo qualcosa di che non andava bene, ma prendevo, diciamo, un ibuprofeno, un Voltaren e mi passava, o se no passavo una crema apposta. Mi passava, però adesso mi è accumulato tutto e io ho avuto proprio una crisi fortissima, dove io sono stata senza camminare, senza poter fare niente. Sono stata 4 giorni qua a casa senza poter passare l'aspirapolvere, senza poter fare proprio niente, riposo assoluto, scendevo dalla scala pian piano solo per fare qualcosa. E perché vi sto raccontando questo? Perché io voglio parlare anche che su di questo è quello che mi ha salvato qua a casa per mantenere la mia casa ordinata, organizzata, che io sono una persona che non riesco a vivere in mezzo al casino, non riesco a vedere una cosa da fare e non fare, per me è veramente difficile. Sono state le mie abitudini preziose che io ho già lasciato qua nel canale. Un link che è qua giù nella descrizione, se volete scaricare l'ebook gratuito che ho su queste abitudini,
È molto buono perché questo è il modo che io mi sono trovata bene per vivere questi, diciamo, questi 4 giorni senza fare niente dentro di casa. Perché io mi alzavo pianino pianino e sono riuscita, facevo il mio letto, il letto del Mattia, scendevo, mettevo a posto il minimo, sai, mettevo a posto quello che c'era in giro, un controllo della TV, lo mettevo nel posto, prendevo i bicchieri che erano in tavola, lo mettevo dentro della lavastoviglie per lavare o qualcosa che era fuori posto, mettevo al posto. Quello, solo quello, e mettevo qualche vestito da lavare in lavatrice, questo lo mettevo quando era da mettere fuori o chiedevo a qualcuno o se no pianino pianino lo facevo. Queste sono state le cose che io ho fatto, diciamo, per non abitare nel caos. E questo mi ha salvato, nel senso che io non sono stata lì tantissimo male male per vedere in vedere la casa in disordine, perché come vi ho detto, anche se ero ammalata, per me era difficile, per conto del mio carattere, il mio modo di essere, non mi piace veramente vedere niente in disordine. E ho passato quasi 5 giorni senza fare scopa, passare la scopa senza passare l'aspirapolvere, niente. E sono andata dal dottore perché all'inizio mio marito pensava che era solo un colpo d'aria che avevo preso, perché mi è arrivata proprio subito così. E dopo 2 giorni io sono andata dal dottore. Il dottore mi ha passato una cura molto, diciamo, molto severa, che sto facendo ancora. Devo fare 9 punture, io ho fatto la terza ieri, oggi faccio la quarta. Devo fare 9 punture per 9 giorni, non posso più prendere il sole fino alla fine di luglio, perché queste punture sono cortisone e sto prendendo anche un'altra medicina molto forte che c'è dentro, la codeina. E il mio dottore e anche la sua moglie che lavora insieme a lui mi hanno consigliato di non prendere il sole perché ci arrivano le macchie sul corpo, quindi meglio non prendere il sole fino alla fine. Io sto facendo questa cura e dopo mio figlio mi ha avvisato che c'è un trattamento nuovo in Brasile che c'è anche qua e mi ha detto di guardare. Io l'ho guardato questo trattamento che sarebbe il chiropratico e ho parlato col mio dottore per vedere cosa lui mi consigliava, perché questo dottore è il medico della nostra famiglia da tantissimi anni, e lui mi ha detto che era bellissimo, era buono, solo che io non potevo fare questo trattamento adesso perché devo prima lasciare passare la infiammazione. Dopo che va via la infiammazione io posso iniziare con questo trattamento. Quindi io sto cercando di curarmi, sto facendo le cose pianino, come vi ho detto, io applico quel che io vi insegno qua nel canale, io applico nella mia vita, io faccio veramente qua. Sto facendo le abitudini preziose, adesso grazie a Dio che sto meglio. Ho già passato l'aspirapolvere qua a casa, ho già tolto tanti vestiti che c'erano da lavare, ho già messo tantissime cose a posto. E io oggi dovrei fare un video di pulizia, ma io ancora non riesco, come vi ho detto, pianino pianino, questa settimana mettiamo il video a posto e io farò qualche pulizia leve, perché voglio veramente tenere la schiena bella senza forzarla, perché veramente è brutto e è duro questo problema. Quindi io volevo venire qua a parlare con voi perché so che tantissime persone che mi seguono erano preoccupate. Quelli che mi seguono anche su Instagram, se tu non mi segui ancora, ti chiedo di seguirmi lì, perché lì io racconto sempre quello che succede nel giorno, faccio delle stories. Quindi chiocciola in casa con Marlinda, io vi sto sempre aggiornando lì su Instagram. E ringrazio tantissimo a tutte le persone che mi hanno fatto auguri di buona guarigione, perché ho lasciato anche un post qua su YouTube, perché sapevo che ci sono quelle persone che non hanno Instagram e che volevano sapere perché ero sparita. Il motivo è questo, io sto guarendo, sto meglio, grazie a Dio, oggi sto meglio, meglio, meglio veramente. Che se io, diciamo, facevo un po' di forza in più, potevo, come vi ho detto, anche fare qualche pulizia.
Ma io mi sono risguardata, preferisco riposare fino alla fine di questa settimana, finire la cura, fare tutto giusto, prendere tutte queste punture e dopo io tornerò, diciamo, a fare le nostre miscele, i nostri video normali qua del canale. Un'altra cosa è che io partirò per le vacanze all'inizio di agosto, io faccio pochissimi giorni, farò 4 giorni, parto un venerdì, torno lunedì per conto del lavoro del mio marito, ma se a qualcuno fa piacere potete lasciare qua nei commenti, mi raccontare se volete che io faccia vedere il posto dove vado, perché io ho già visto che quando io metto i video dei vlog, non è che piacciono a tantissime persone, però io li metto perché so che ho delle persone qua che veramente mi vogliono bene e che non sono qua solo per i trucchi o solo per i consigli che io do di pulizia. Ci sono tantissime persone qua che veramente tengono a me e che mi guardano i miei video anche se metto o non metto un vlog di pulizia. Quindi io ringrazio per anche questo. Se tu non sei ancora iscritto nel canale, ti invito a iscriversi qua in questo pulsante rosso, a fare mi piace in questo video. E se a te piace questo tipo di vlog, se vuoi vedere dove vado io, non ti dirò adesso, se ti lascio lì nella curiosità, fammi sapere qua sui commenti che io registrerò anche quando vado in questa piccola vacanza. Io volevo solo aggiornarvi di questo, un bacio a tutti e ringrazio con cuore.